Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti alla 14ª puntata di stagione di calcio di rigore. Rimane tutto invariato per quanto riguarda il torneo d'eccellenza in classe al primo posto in classifica, stessa cosa per quanto riguarda la promozione romagnola con il Cattolica che continua a condurre, uguale anche nella promozione marchigiana con la Filotranese che però viene avvicinata dal Gabice, secondo posto in classifica per la compagine rossoblu. Invece per quanto riguarda la prima categoria, girone H, si muove qualcosina: il Nova Fritta riconquista la seconda piazza appaiando per l'appunto il Morciano, al primo posto invece c'è il Real Miramar, aspettando appunto che il Nova Fritta possa recuperare mercoledì sera alle ore 20:30 la partita con il Bacchia Cesenatico. Prima di iniziare vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione, do la buona serata alla nostra Valentina Violini. Ciao, buonasera a tutti. Volevo salutare intanto e ringraziare Matteo Zampini, che è il nostro curatore della pagina Facebook, e ricordarvi il nostro numero WhatsApp SMS 333-6094-299 con cui comunicare e mandare magari qualche SMS. Molto bravo, hai fatto bene a salutare il nostro Matteo Zampini, mi unisco anch'io al saluto. Adesso ritroviamo con piacere alcuni amici di Bologna, per lui è la prima volta in studio, ma in verità ci conosciamo già da un anno. Andiamo a salutare il giornalista Alessandro Marzocchi. Buonasera a tutti, buonasera, ciao. Invece lui ci tocca, Valentina, se vado ad occhio sarà la quarta, quinta volta che ci viene a trovare qui a Rimini, dopo ce lo dirà più precisamente lui, il giornalista Mirko Mariotti. Buonasera a tutti, quarta, quinta non lo so neanche io. Bravo, adesso lui è assolutamente la prima volta, quindi lo salutiamo con maggiore entusiasmo, il tecnico del Cotignola, Andrea Folli. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Invece William è un amico che ritroviamo sempre con piacere, ringraziamo anche la nostra amica e collega Veronica Lissotti. William Muratori, attaccante del Gabice Gradara Calcio. Buonasera a tutti. William, iniziamo da te, questo Gabice che continua a sorprendere. Sì, diciamo che eravamo partiti bene, poi ci sono state una serie di partite, tre sconfitte consecutive, poi ci siamo tirati sulle maniche, abbiamo detto dobbiamo reinvertire il trend e abbiamo fatto nelle ultime 5 partite 4 vittorie e un pareggio, e ieri è arrivata al 90esimo magari insperata, ma comunque abbiamo fatto una bellissima partita e adesso siamo arrivati a un punto dalla vetta e noi cerchiamo di fare ogni domenica il massimo senza pensare alla classifica, dove arriveremo, però sei lì e fa sempre piacere e già da domenica prossima avremo una partita difficilissima, cantiamo. Intanto ti faccio i complimenti per il campionato che state facendo, davvero una grande marcia la vostra e davvero complimenti William, tra poco voglio parlare di te e anche del tuo partner per quanto riguarda l'attacco. Mister Andrea Folli, qualche mese fa, esattamente credo a fine ottobre, parlavo appunto con l'amico Mirko dicendo che comunque la sua squadra mi piaceva soprattutto per il calcio che esprimeva. Ieri avete avuto una partita che forse sul piano del risultato non vi ha lasciato comunque contenti, ma sul piano delle occasioni avete fatto la vostra onesta gara, o no? Beh, sicuramente perdere non lascia mai contenti. Però devo dire che ieri è stata una partita in cui abbiamo, si può dire, messo alle corde la capolista per 85 minuti, finché non abbiamo subito il gol, che poi ci ha un po' tagliato le gambe. Dopo una partita del genere, subirlo a 5 minuti dalla fine su una giocata di un gran giocatore, perché Pasolini è un gran giocatore. Però è una di quelle sconfitte che ti lascia andare a casa da una parte triste, ma dall'altra consapevole che siamo una squadra forte e possiamo giocarci le nostre carte fino alla fine. Mirko, mi aggancio al discorso del mister, ti ha sorpreso qualche formazione nel campionato di promozione oppure tutto nella norma? Ma nel girone D, diciamo che a inizio stagione qualche sorpresa c'era stata, soprattutto il Pietracuta, forse anche per l'entusiasmo del ripescaggio dell'ultima ora. Diciamo che adesso sta un po' rientrando nei ranghi, le favorite, tranne forse il Ronco che è ancora un po' attardato, si stanno facendo strada in campionato, soprattutto il Cattolica che ha affrontato ieri Mister Folli, che insomma con un po' di fortuna ha portato a casa i 3 punti, però insomma non è sempre fortuna quando ti trovi lì davanti, quindi quando hai dei giocatori più come Pasolini che ti risolvono le partite, anche quelle un po' più complicate, è già un buon segnale insomma. Invece Alessandro, con te l'eccellenza tutto nella norma oppure
questo classe merita veramente gli applausi assieme alla Savignanese. Beh, il classe sicuramente insomma, sta meritando gli applausi, sta facendo un grandissimo campionato, come dicevi tu, assieme alla Savignanese. In questo momento stanno un po' dando distacco alle altre, vedremo cosa succede. La classifica sicuramente rispecchia l'andamento del campionato, perché comunque queste due soprattutto fino a questo momento. Stanno arrivando già tantissimi messaggi, si stanno anche chiamando in diretta. Iniziamo a leggere qualcosa? Subito. Qui abbiamo grandi ragazzi, siete stati bravi, Forza Nova per sempre. Andiamo a leggere anche questo messaggio, ci scusiamo con lo spettatore che la scorsa settimana ci aveva mandato questo messaggio sia in calcio di rigore che in Sport Up, ma purtroppo non abbiamo avuto proprio il tempo materiale di leggerlo, allora lo leggiamo stasera con una settimana di ritardo. Esattamente, la scorsa settimana è venuto a mancare Giuseppe Giammattei e questo è il messaggio che è arrivato dal nostro telespettatore. Il Cattolica Calcio è in lutto per la perdita del suo ex presidente Giuseppe Giammattei. Con la sua generosità e il suo entusiasmo hanno guidato la società per tanti anni fino alla Serie C. Ora condividiamo con la famiglia il dolore di questo momento. Grazie di tutto. Fatto bene Valentina a ricordarmelo, a leggerlo, perché era giusto così, anche perché con gli amici di Cattolica abbiamo piacere di sentirli, una piazza importante, anche William la conosce molto bene, tra poco infatti esatto. Inizieremo a sentire anche i nostri ospiti per quanto riguarda proprio i vari tornei. Ma iniziamo da te, con il nostro Stefano Papini, a vedere risultati e classifiche con ordine dal campionato d'eccellenza. Prego. Allora, il prossimo tour, i risultati, abbiamo il Corticella classe 0-0, Diegaro Real San Lazzaro 2-0, Faenza Argentana 0-1, Fiaricione Cervia 2-1, Marignanese Alfonsine 2-2, Massa Lombarda Progresso 2-0, Russi Granamica 1-0, San Pietro Castrocaro 0-1, Sampa Imola Savignanese 1-1. Adesso sempre con l'aiuto del nostro Stefano Papini alias Papen, noi lo battezziamo così, andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, prego Valentina. Abbiamo in testa il classe a 32 punti, la Savignanese a 29, il Diegaro a 26, Granamica, Castrocaro, Corticella e Fiaricione a 25, Alfonsine 24, Argentana 22, Massa Lombarda 20, Cervi e Russi a 19, Faenza 17, Progresso 16, Sampa Imola 15, Marignanese 12, San Pietro 11 e Real San Lazzaro a meno 1. Ebbene, allora iniziamo anche approfittando di questa sera che abbiamo due ospiti da Bologna che conoscono molto bene questo torneo. Inizierei dal nostro amico Alessandro. Ale, non so se la domanda è azzeccata o meno, magari mi morderai, spero di no. Però il Corticella, la tua ex squadra, sta facendo un grosso torneo. È cambiato qualcosa secondo te, la mentalità? C'è stato più dispendio anche per quanto riguarda le risorse economiche sul mercato? Sì, sicuramente sì, rispetto all'anno scorso è cambiato questo, insomma ci sono più risorse economiche. C'è anche da dire che rispetto all'anno scorso è un girone diverso, perché l'anno scorso c'era Rimini, c'era Sasso Marconi, c'era un girone a 20 squadre e quindi era un girone un po' più complicato con 4 turni frastimanali. Quest'anno è un girone, con tutto il rispetto, un po' più morbido, nel senso che comunque due corazzate non ci sono più. È chiaro che il Corticella sta facendo un grandissimo campionato, 0-0 col classe, un ottimo risultato comunque, sono due squadre comunque molto forti, classe più o meno alla stessa rosa dell'anno scorso, e me lo ricordo bene perché era un'ottima squadra, quindi sono due squadre che comunque vedremo in alto fino alla fine sicuramente. Senti, lo scorso anno quando appunto si apprese la notizia del Rimini nell'inserimento del torneo d'eccellenza ci fu qualcuno che si fece sentire giustamente, mi ricordo certo. In particolar modo anche i dirigenti del Massa Lombarda, mi dice qualcosa in più anche su di loro, perché quest'anno stavo guardando proprio adesso la classifica, hanno 20 punti, è cambiato l'obiettivo del Massa Lombarda? Massa Lombarda l'anno scorso era partito con altri obiettivi, questo sicuramente. E infatti, come dicevi tu, c'è stato un attimo di polemica. Quest'anno, insomma, l'obiettivo è diverso, l'obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo. Certo è che in un girone come questo, secondo me, le ambizioni potevano anche essere diverse, perché comunque, insomma, la squadra certo non è quella dell'anno scorso, di due anni fa, però comunque in questo girone secondo me si può salvare tranquillamente. Invece di un'altra compagine che noi seguiamo con particolar modo, grazie anche all'amica Delaila, del Progresso, cosa mi dici? Progresso non sta facendo bene, è cambiato tanto dall'allenatore, ha tanti volti nuovi, è arrivato Cavallaro che è esordito domenica peraltro, quindi un volto nuovo. È una squadra che si sta componendo, però sta facendo tanta fatica, quindi non so cosa potrà succedere. Penso che insomma è meglio che si sveglino velocemente, perché sennò si fa dura. Tengo al momento in the box Mirko, perché tra poco lo voglio interrogare, ma c'è una domanda molto pepata anche dalla nostra amica e collega Valentina. Prima di leggere i tanti messaggi che stanno arrivando, sì, cosa andiamo a vedere? Ora andiamo a vedere la sintesi tra Russi e Granamica.
romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Sono tre punti d'oro quelli dei russi in casa proprio contro un avversario ostico come il Granamica, ma i falchetti fanno l'impresa di giornata giocando una partita dirigente, anche se l'inizio porta al solito polverone a causa di disattenzione difensiva. Col Serra lanciato verso lo specchio della porta avversaria con Casadio che nell'occasione ci mette più che una pezza. I russi per una volta è anche squadra cinica, magari segue la discesa dei compagni sulla destra e spaccata sotto misura, firma il gol partita. 1-0 e falchetti che possono finalmente contare sull'amministrazione del gioco, anche se l'occasione per raddoppiare capita già a Calderone. Che in anticipo dall'angolo alza la mira. Il Granamica si vede, si fa per dire, con questa conclusione pretenziosa di Cristini, pallone alle stelle. Con le immagini ci spostiamo alla ripresa, da una punizione Serra arriva in anticipo ma trova Casadio pronto alla presa a terra. Lo stesso portiere raccoglie questo offendente di Cipriano da fuori aria. Qui lo scatenato Serra si aggiusta la sfera con il braccio, l'arbitro lascia proseguire ma la mira è da dimenticare. Il Russi si vede da punizione di Gualandi, Gribellini salta a vuoto provocando una mischia nell'area piccola salvata in qualche modo dagli ospiti che tuttavia non perdono le speranze di pervenire a pareggio quando Formisano serve Arseno. Gran lavoro di quest'ultimo, ottima protezione del pallone, Veronica perfetta ma tiro respinto da Casadio. Serve Guizzo, il cobra Serra viene stoppato da Casadio che blocca senza difficoltà mentre lo stesso attaccante prova a pungere cercando di guadagnarsi un penalty senza ottenerlo, ma in verità il morso del cobra ci sarebbe come. Serra dall'angolo vuole il cielo ma il suo colpo di testa viene sventato da Casadio, il migliore in assoluto. I falchetti possono così festeggiare una vittoria col proprio pubblico, di cuore ma anche di mano, quelle del profeta portiere chiamato non a caso Casadio. Abbiamo scoperto che abbiamo anche delle fans in Thailandia, poi sapremo meglio perché. Iniziamo da qui. Infatti abbiamo un saluto, un grosso saluto e forte abbraccio a Bomber William Muratori, sempre stupendo, non sappiamo come si dice, Tapuche. Allora andiamo a vedere i tantissimi altri messaggi, vai, iniziamo qui a leggere. Il Cotignolo è un'ottima squadra, con giocatori di qualità, ma la sua forza maggiore è l'umore sempre alto. Mister, cosa vogliamo rispondere a questo tifoso appassionato del Cotignolo? Cosa vogliamo dire? Di certo l'umore alto è una delle nostre caratteristiche che ci deve portare avanti fino alla fine. Prego, vai pure con queste domande, così sentiamo un po' tutti. Un saluto ai vostri ospiti, voglio chiedere a Mr. Folli chi è il migliore del Cotignola. Grazie, un giocatore. Un saluto. Sì, tre volte ha scritto la stessa cosa. Ha scritto tre volte la stessa cosa. Quale voleva? So anche chi è questo giocatore, lo saluto. E gli dico che, dato che è una cosa tra di noi, gli dico che il migliore del Cotignola è mia figlia. Ok, perfetto. Bravissima. C'è un altro, sono un tifoso del Cotignolo, ho visto tutte le partite e volevo congratularmi per il gioco espresso dalla squadra. Quest'anno bisogna crederci, i playoff sono alla portata. Orgoglioso di te, mister. Grazie, grazie mille. Bene. Bomber Murazza, bomber di razza. Quindi William, qui ti vogliono tutti bene. Allora, purtroppo Valentina ci tocca sentirlo, Mirko Mariotti è venuto fin qui da Bologna e quindi lo conosciamo meglio questa sera attraverso un po' il punto di questo campionato. Senti, prima di lasciarti alle domande della nostra Valentina, dimmi qualcosa in più per quanto riguarda alcune formazioni. Tra poco andremo a vedere il servizio dei russi, del San Pietro, però ieri per quanto riguarda i russi una vittoria importantissima, te l'aspettavi? Vittoria importante? No, non me l'aspettavo, pare che ho visto anche il campo del russi, insomma, messo non in condizioni clamorose, non me l'aspettavo perché la Granamica, che ritengo comunque una squadra che può fare un buon campionato, sicuramente non per vincere il campionato, ma aspettavo che almeno portasse a casa un pareggio. I russi devo dire che nonostante qualche difficoltà sta iniziando un po' a capire il campionato e sta provando a saltarci fuori. Adesso bisognerà vedere se a dicembre, adesso con la campagna acquisti, interverranno con qualche puntellino per cercare di mantenere la categoria, però insomma, se porti a casa tre punti con delle squadre che dovrebbero stare a sinistra, insomma è già una bella cosa. Valentina. Ora andiamo a vedere il servizio tra San Pietro contro Castrocaro. Romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. In San Pietro ospita tra le mura amiche un Castrocaro di salute, i padroni di casa perdono di misura ma questa sconfitta è amara poiché ora la classifica diventa oltremodo deficitaria. Il sogno di cullare il pareggio con i Castrocaro è stato accarezzato fino al 90°, anzi, oltre. La partita vede un inizio di marca ospite, Battiloro si aggiusta la sfera con la mano, l'arbitro non lo ravvede e Bissi ci mette una pezza. Ancora Battiloro protagonista con un tiro che si spegne sopra la traversa. Lo stesso Battiloro si ripete poco più tardi ma con uguale esito. San Pietro che si rende pericoloso dal calcio piazzato con
Giordumi, ma la sua punizione è una comoda presa per il portiere ospite Spada, mentre da corner di Godoli nasce una mischia pericolosa con la difesa di casa che riesce a salvarsi in qualche modo. Su finire di prima frazione, Buonavita mette da posizione di filata dura prova i riflessi di Bissi, che si salva in corner. Dalla bandierina arriva l'ennesima botta di Battiloro, che termina sul fondo. Con le immagini di Alessandro Bulli ci spostiamo alla ripresa. Al primo castrocarlo in avanti, Buonavita, lanciata tu per tu con Bissi, si lascia neutralizzare da quest'ultimo. Il San Pietro ci prova senza incidere con un tiro alto, mentre i brividi per Bissi arrivano al 23esimo, gran tiro dalla distanza di Bergamaschi, che esce fuori di un nulla. Ma il portiere di casa si supera quando, da uno spiovente, vola in cielo a togliere dalla rete una conclusione di Bentivoglio, prima che lo stesso portiere debba ripetersi in uscita su Battiloro. L'occasione per il San Pietro arriva all'85esimo, ma Bamonte smorza la conclusione di Genoa, favorendo la presa di Spada, mentre dall'altra parte, all'ultimo respiro, Babini pennella al centro, Pezzi due volte tenta la battuta vincente. Sulla prima Bissi compie un miracolo, sulla seconda nulla può, con il Castrocaro che legittima tutto sommato una vittoria meritata. Madame Violini? Io ho una domanda per Mirko. Abbiamo il Castrocaro che si è risultato veramente una sorpresa, e mentre il San Pietro molto male. Che cosa ne pensi? Un tuo parere? Ma guarda, Castrocaro, ne parlavo adesso anche fuori onda con Mr. Fogli, io ritengo che probabilmente era la squadra che era stata costruita meglio nel mercato estivo. Era partito un po' maluccio, c'è stato il cambio di allenatore, è arrivato Scozza, le ha messo un po' a posto quelle due o tre cose che probabilmente non andavano. Adesso la squadra ha iniziato a ingranare. Sicuramente era una sorpresa prima, che la trovavamo sempre nella parte destra della classifica. San Pietro in vincoli, beh, insomma, ricordiamo come è venuta su, è arrivata su tramite la Coppa, non aveva prerogative clamorose, velleità, premesso che questo è un campionato onestamente qualitativamente forse uno dei più scadenti purtroppo degli ultimi 20 anni, però è un campionato forse anche perché è anche troppo equilibrato, non è neanche facile da definire bene chi potrebbe retrocedere o chi può far bene, a parte quelle 4-5 che adesso si stanno un po' mettendo in luce nelle prime posizioni. Grazie mille, Mirko. Andiamo a vedere anche il prossimo turno, così poi riserviamo altre domande al nostro Mirko con l'aiuto del nostro Papen che ci segue prontamente. Vai Valentina. Abbiamo Alfonsini e Massa Lombarda, Argentana contro Sampa Imola, Castrocaro Faenza, Cervia Marignanese, Classe Diegaro, Corticella Savignanese, Gran Amica San Pietro, Progresso Russi, Real San Lazzaro, Fiareccione. Allora, qui una domanda sia per Mirko e sia per Alessandro. Alessandro, iniziamo da te. Alfonsine, una squadra che comunque arriva da una retrocessione, era prevedibile un campionato di questo genere? Alfonsine, io mi aspettavo un campionato di vertice, un campionato tra le prime quattro della classifica e in questo momento un po' indietro, però c'è da dire che, come diceva Mirko, il campionato è molto equilibrato, quindi passare da sesto a secondo, terzo è un attimo potenzialmente. Certo è che, come dicevamo prima, in questo momento Classe Savignanese stanno un po' allungando sulle altre. E il prossimo turno, abbiamo visto adesso, ci sono due partite meravigliose, due big match. Bravo. Corticella Savignanese è uno, e poi anche Classe Diegaro, due partite bellissime. La partita del Diegaro, mercoledì c'è recupero tra, esatto, Diegaro e Cervia, che può spostare un po' di equilibri, come dice un tuo amico. Vedi, qui rubano anche le domande, si rispondono da soli. Vedi come fanno, Valentina? Io come devo fare con questi due? Leggiamo qualche messaggio che sono arrivati. Allora, quindi tu, c'è qualcuno che si candida come sindaco? Willy, sindaco che ti capisce. Scusa, sei un bomber, anzi il bomber. E poi... non si firma però. Poi questo qui è un amico, è divenuto un amico anche del nostro Giacomo Alpini. Siccome che Alpini col suo bell'aria perde sempre, ha fatto con passione anche un tifoso del Gabicce di Como. Senti cosa scrive il nostro amico. Ciao a tutti, Luca da Como. Un saluto all'amico Bomber Muratori. Domanda: siamo quasi al giro di boa del campionato. Pensi che sia fisicamente, che mentalmente, soprattutto il gruppo, possa reggere i ritmi elevati del girone d'andata? Ciao, spero di riuscire a venire prima o poi. Io comunque la birra in fresco la metto perché ci credo. Questo è il nostro tifoso che viene d'estate in vacanza cattolica e ci segue sempre, anche se non è la sua presenza allo stadio, però ci segue sempre con molta fiducia, molto amore. E secondo me abbiamo un po' visto tutte le squadre, ancora non... mancano ancora due giornate, diciamo, prima della fine del campionato, dell'andata, però noi diciamo che forse non ci sono le due squadre come magari l'anno scorso poteva essere il Barbara e l'Atletico Alma, ma è molto livellato verso l'alto il campionato. Secondo me ci sono 6-7 squadre che giocano veramente bene e quindi ogni domenica ci sono gli scontri diretti e noi
proviamo a fare il meglio ogni domenica e cercare di stare più in alto possibile, agganciati alla zona in alto sempre, però diciamo che il nostro primo obiettivo è quello di salvarci il prima possibile, per fare una salvezza più tranquilla rispetto a quella dell'anno scorso, alla penultima giornata. Dicono tutti così e poi vincono i campionati, tu non dirlo, tocca a Ferro adesso, vai. Abbiamo un altro messaggio, un saluto a Mirko Mariotti, ma una domanda per Mr. Folli, so che è un tifoso dell'Inter, volevo chiedere se l'Inter vincerà domenica, un giocatore. Allora, io sono un gran tifoso dell'Inter, però quest'anno nello spogliatoio è dell'inizio stagione che dico che l'Inter domenica perderà, e quindi fino adesso così, dico che l'Inter domenica perderà di nuovo. C'è anche una domanda da parte di Enzo, prego. E cosa si aspetta dal girone di ritorno dal suo Cotignola? Enzo da Cotignola. Beh, io, come ho detto prima, credo che, come è stato detto in precedenza, abbiamo più o meno visto tutte le squadre, e secondo me, sì, forse come se ne è parlato anche prima della trasmissione e come dico spesso con i nostri giocatori, forse sulla carta c'è qualcuno più forte di noi, però noi non siamo qui per essere i più forti, ma vogliamo essere i più bravi, e quindi noi fino alla fine ci giocheremo le nostre carte. Ecco, questa è una bella risposta. Adesso con il nostro Stefano Pappini andiamo a vedere la promozione, quindi quello che è successo nell'ultimo turno e anche la classifica, promozione romagnola, perché c'è anche la promozione marchigiana. Prego Valentina. Abbiamo il Calcio Cotignola Giovane Cattolica 0-1, Igea Marina Gatteo 1-1, Pietracuta Gambettola 0-1, Reda del Duca Ribelle 2-0, Ronco del Vice Forlì Torconca 0-1, San Pierana Football Cava 1-1, Savarna Bellari Igea Marina 4-3, Savio Calcio Tropical Coriano 1-3, Stella e Reno 0-2. Andiamo a vedere anche la classifica dopo l'ultimo turno, che si fa interessante per il Giovane Cattolica ma anche per il Tropical Coriano. Prego. Abbiamo in testa il Giovane Cattolica 32, il Tropical Coriano 30, il Reno Pietracuta 27, Torconca 26, Calcio Cotignola Gambettola 25, Del Duca Ribelle 24, Reda Ronco Edelweiss 21, Stella a 20, Igea Marina Football Cava 19, San Pierana 15, Savarna 13, Savio Calcio 11, Gatteo 9, Bellaria Igea Marina 3. Caro Mirko, allora, tralasciando le compagini di Minesi, approfittando della tua presenza, così ci puoi dire qualcosa in più questa sera, qualcosa in più me lo riesci a dire del Reno, perché terzo posto in classifica, 27 punti dietro Giovane Cattolica Tropical Coriano, penso che stiano facendo un grande campionato. Stanno facendo bene, è una squadra dove insomma c'è un giocatore come Simone Rispoli che ancora dice la sua, soprattutto sui calci piazzati, e che finché c'è ancora la mira va meglio per lui. È una compagine comunque che già nell'anno scorso in prima categoria è stata costruita per fare un campionato importante, alla fine è salita tramite i playoff, e quest'anno sapendo di avere un buon organico sta facendo bene, approfittando anche magari di qualche presunta grande che per adesso sta facendo un po' fatica, anche perché insomma la classifica si sta iniziando un po' a delineare, tranne davanti dove mi sembra che un po' il Cattolica ma anche il Coriano finalmente dopo qualche anno di delusioni sta iniziando un po' a fare una classifica, insomma, quella che ci si aspetta a inizio campionato. Vedendo a questo punto della stagione la classifica, io ce l'ho sotto mano in questo momento, Del Duca Ribelle quota 24, Ronco Edwards 21 punti. Secondo te sono le due delusioni di questo campionato? Ronco sarà decisivo recupero. Esatto. Sarà decisivo recupero perché insomma, potrebbe anche spostarsi effettivamente anche l'ambizione della formazione forlivese, che già l'anno scorso era partita con grandi ambizioni, poi si è dovuto un po' arenare un campionato di metà classifica, e quest'anno diciamo che insomma il recupero sarà veramente decisivo per capire se Ronco può puntare anche a un primo posto, a un campionato dove potrà sperare eventualmente solo di fare i playoff. Sono tre punti possibili che veramente possono spostare un campionato intero. Io ho in mente, ho avuto un'illuminazione in questo momento. Ti ho guardato malissimo. Ho avuto un'illuminazione in questo momento, però... Ho paura. Preoccupatevi, infatti, vabbè. Perché adesso, cara Valentina, andiamo a vedere il primo servizio video. Tu lo annunci e dopo io ritorno sui nostri ospiti. Va bene, andiamo a vedere la sintesi tra Igea contro Gatteo. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita.
All'Igea Marina Stadium si affrontano Igea e Gatteo, ospiti desiderosi di fare punti salvezza e di cercare le esplorate in giornata. Igea che vuole tenersi lontano dalla zona rossa di graduatoria, partita condizionata anche in questo caso dalla pessima direzione arbitrale. Igea subito avanti con il suo tiro dalla distanza di Bella Vista, neutralizzato davanti. Gatteo che risponde con questa incursione di Elmedi, bloccata da Rossi. Gran numero di fusi sulla sinistra, mutandina Tosi, tiro respinto davanti. Dall'altra parte Pasculli spara addosso a Rossi che respinge di piede. Schema Igea più volte rivisto in questa partita, cross di abbondanza, colpo di testa di Belloni, sfera alta. Gatteo vicinissimo al gol con questo traversone di Siena che scheggia la traversa, mentre altrettanto clamorosa l'occasione di volata da Bella Vista, un rigore in movimento con sfera alle stelle. Gatteo all'arrembaggio, Pasculli trova Rossi a dirgli di no, botta e risposta, partita ad alto ritmo, da dentro l'area di rigore Casadeira con il pallone ma spara sul fondo. Ad inizio ripresa il Gatteo passa, lo fa con Pasculli, bravo a raccogliere e a ribadire in rete un pallone che era destinato per l'ennesima volta ad essere spazzato lontano. Per l'attaccante in maglia giallorossa gioia incontenibile, il Gatteo si fa del male da solo, dalla battuta dei Vandi il portiere svigola il pallone raccolto da Bellavista, tiro indirizzato a metà strada con Belloni chiuso sul più bello dal recupero giallorosso. Ma il pareggio è nell'aria, fa tutto abbondanza, serve sul fine dell'azione Carestia che fa il movimento giusto al posto giusto scaricando in rete il pallone dell'1-1, ristabilita la parità in campo. Il Gatteo in contropiede prova ad affondare l'avversario, Comuniello fa tutto bene, meno la conclusione finale che Rossi decide di accompagnare in corner. Dall'altra parte cross di Bocchini, colpo di testa di Carestia, pallone che sbatte sulla traversa. Igea spregiudicato in avanti, Gatteo che colpisce quando vuole il contropiede, Comuniello, altra occasione per lui, stoppato da Rossi sulla ribattuta, Pasculli spara alle stelle. Ancora Gatteo, sempre con Comuniello, riceve palla dopo un'azione corale, si gira e trova sulla propria strada all'estremo di casa Rossi. A 10 minuti da termine l'arbitro espelle per reciproche scorrettezze Grieco e Carestia. Nasce un parapiglio tra le squadre che costringe l'arbitro a sospendere la gara per 5 minuti. Le squadre rientrano in zona spogliatoio, poi riescono, riportata la calma, l'incontro si conclude con 8 minuti di recupero. Proprio al 98esimo Cala c'ha la palla della vittoria, ma Rossi si supera e respinge. Il portiere era stato già decisivo in più di un frangente, ma sicuramente Igea e Gatteo hanno dato vita a una bella sfida senza soldi, che diviene un piacere anche commentare. Difese ovviamente da rivedere. Prego Valentina. Mister, due domande per lei. La prima è: quali sono le squadre più attrezzate per la vittoria del campionato? Beh, di certo il Cattolica, io ho visto la partita del Cattolica contro il Savarna e mi era sembrata la squadra sicuramente più forte fino a questo momento. Ieri, anche in virtù della nostra partita, non ha fatto una grossa partita, ma come ho detto con Mr. Giorgi, finito il match al 90esimo, quando lui è venuto praticamente a dirmi oh, è andata così, e io gli ho detto che vincerle poi queste partite non è mai scontato, quindi se devo fare un nome al momento dico Cattolica. Il secondo telespettatore chiede: cosa si aspetta dal girone di ritorno del suo Cotignola? Mi aspetto di stare lì e di giocarci, come ho detto prima, le nostre carte fino alla fine ne abbiamo le possibilità, l'importante è, come dicevamo prima, avere sempre la nostra identità, andare in campo per fare la partita, per giocare con umore alto, come abbiamo detto prima, possiamo giocarci veramente il nostro campionato fino alla fine. Sei troppo diplomatico. Ecco, allora, mentre chiedo anche al nostro Stefano Papignanzi, andiamo a vedere con te, Valentina, il prossimo turno e poi metto un attimo alla prova il nostro Mirko Mariotti e il nostro Alessandro. Eccolo qui, arriva adesso il prossimo turno, prego. Avremo il Bellaria e Giamarina contro il Calcio Cotignola, del Duca Ribelle e Savarna, Football Cava e Giamarina, Gambetto e La Stella, Gatteo Pietracuta, Giovane Cattolica Ronco, Reno Reda, San Pierana contro il Tropical Coriano, Torconca, Savio Calcio. Beh, Giovane Cattolica, Ronco, direi una bella partita. Noi saremo a riprendere Bellari e Giamarina, Calcio Cotignola per la gioia del nostro Giacomo Alpini. Quello è poco sicuro, quindi mister conoscerà anche il nostro Giacomo Alpini. Allora, qui facciamo un'improvvisata questa sera. Facciamo finta di essere da Maria De Filippi, c'è posto per te. Voi due che siete le due vallette, avete vicino il mister. In questo momento è ospite nei nostri studi. Avete qualcosa da riproverargli in base al campionato finora eseguito dal Cotignola, Alessandro? Io no, personalmente no, mi dispiace, ma secondo me stanno facendo un grandissimo campionato. L'unico appunto che gli faccio è di essere troppo diplomatico adesso, non si espone troppo, secondo me potrebbe farlo anche perché fuori onda l'ha fatto. Quindi. questo mi piace. Però un allenatore davanti alla telecamera deve fare l'allenatore. Deve essere posato. Deve essere posato. Invece, il salotto lo lasciamo. Invece l'allenatore deve fare l'allenatore quando è in campo. Mirko Mariotti, in base alla sua esperienza di questo torneo, cosa si sente di dire al nostro amico Andrea?
No, ma glielo dicevo prima, secondo me il passaggio da 2 anni nel girone D gli ha fatto bene, nel senso che nel girone C ha sempre fatto dei buoni campionati, però erano gironi comunque un po' più complicati dal punto di vista tecnico, perché sono gironi più fisici. Lui è una squadra sicuramente più tecnica, preferisce giocare un calcio più tecnico e effettivamente insomma, i risultati gli stanno dando ragione, tranne ieri, ma capita, insomma, è stato un episodio. Tu non lo sai, Mirko Mariotti, Alessandro non lo può dire perché è un signore, organizza i tornei della Coppa del Nonno, i tornei della Coppa delle Fiere, i tornei anche delle belle ragazze. Quindi preparati, perché lui al momento dell'iscrizione chiede i numeri a tutte le ragazze, quindi quello anche il tuo. Non c'è problema. Quindi, ecco, guarda, ho accoppiato bene, stiamo facendo anche l'accoppiatore in diretta. Va bene, noi ci fermiamo qualche minuto dando la linea alla, vediamo se è pronta. Brava. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare con Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglia petrolavica e anche cuoci piade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ooh.
Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e ai 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. Aver sentito che William a fine carriera farà il sindaco di Gabice, ci concentriamo per l'appunto sulla promozione marchigiana, perché questo Gabice sta continuando a sorprendere un po' tutti. William pensa, come abbiamo sentito, a una tranquilla salvezza. In verità, secondo me, Gabice può puntare a qualcosa in più, ma rimane un mio pensiero personale. Andiamo a vedere con il nostro Papen risultati e classifiche con la dolce voce della nostra Valentina, Violini. Andiamo a sentire infatti quello che ci dici. Vai, prego. Gabice, che sviolinata che ti ho fatto. Che sviolina, so dire io, ma non si poteva. Gabice Gradara, Senigallia 1-0, Laurettina Camerino 0-0, Mondolfo Filotranese 1-0, Nuova Real Metavol Valfoglia 0-1, Olimpia Marzocca Cantiano Calcio 2-1, Passatempese Osimana 0-0, Porto Recanati Moglie Vallesina 0-1, Sassoferrato Villa Musone 2-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, anche qui sempre più interessante per i Gabice soprattutto, vai. Abbiamo in testa la classifica la Filotranese a 23 punti, subito dopo l'Olimpia Marzocca il Gabice Gradara a 22 punti, Mondolfo 19, Valfoglia 18, Sassoferrato Camerino 17, Porto Recanati 16, Cantiano Calcio 15, Senigallia 14, Villa Musone Passatempese 13, Osimane Laurettina a 11, Moglie Valesina 7, Nuova Real Metaura 5. Vediamo se sei pronta questa sera, se più Villa Musone tu o più Tinieggia. Io all'occorrenza sono molto Musone, ecco. All'occorrenza Tinieggia. Ma ti sei accorta che nei risultati, nelle classifiche di Civi c'è anche la squadra del nostro Alessandro Marzocchi, sì. Olimpia Marzocca, cioè... Va bene, va bene. Volevo appunto salutare tutti, soprattutto Olimpia. Io ignobilmente porto il cognome. Però. E anche Olimpia, infatti. Tu, William, non lo sai, ma il nostro Giacomo Alpini manca questa sera. Lui lo scorso anno si confondeva sempre con questi nomi. Veronica lo bacchettava. Morale della favola, dopo un anno ancora non ha capito niente del vostro torneo di promozione, ancora non ha imparato un nome. Allora, Filotranese sta sorprendendo un po' tutti. Da matricola comanda la graduatoria, tu dicevi prima giustamente, noi lo scorso anno eravamo una matricola, abbiamo fatto fatica a inserirci, abbiamo sofferto più del dovuto, quest'anno tutto quello che viene di guadagnato vedendo il momento ce lo godiamo fino in fondo. Ma adesso io ti stuzzico, i Gabice è una grande società, è ben organizzata, sta facendo anche ulteriori terreni di gioco, di allenamento per poter far allenare anche a meglio il settore giovanile, c'è un grande settore giovanile, è impossibile non pensare ai grandi Gabice. Ma come ho detto prima, noi dico, cerchiamo di stare più in alto possibile, abbiamo fatto i playoff anche due volte in prima categoria, quindi il nostro, cioè, tra di noi è normale che vogliamo stare lì il più possibile, ce lo diciamo sempre, essendo comunque dico, il campionato anche più livellato. La stessa Filotranese l'abbiamo già incontrata, noi abbiamo perso poi per un rigore dubbio in casa 1-0, però si vede che è una squadra attrezzata, neomatricola ma molto attrezzata con dei giocatori importanti. Secondo me Porto Recanati è la squadra che secondo me ha fatto più impressione quando abbiamo giocato in casa, che abbiamo vinto, ma non sta facendo dei grossi risultati, ma ha preso quattro giocatori della Recanatese che giocavano in Serie D l'anno scorso e è attrezzatissimo. Lo stesso Valfoglia è partito male, le prime quattro le aveva perse, però è una squadra importante. Il Mondolfo, che abbiamo perso 2-0, secondo me è un'ottima compagine, ha comprato tre giocatori adesso dall'eccellenza nel mercato di riparazione. E quindi ti dico, ci sono secondo me 5-6 squadre sicure che possono tutte dire la loro. Noi cerchiamo di stare lì il più possibile, di mettere i bastoni tra le ruote alle altre società e sicuramente da noi c'è molto entusiasmo, c'è un grande gruppo già dagli altri anni e chi è arrivato quest'anno si è inventato benissimo, poi ancora dei giocatori, Santucci secondo me è un giocatore che ci può fare la differenza, ha cominciato da poco a rientrare, quindi è una marcia in più che avremo nel girone di ritorno. E i giovani, due o tre giovani anche di più, stanno facendo veramente benissimo e quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene, l'entusiasmo c'è, la gente c'è sempre a vedere le partite e noi ci proviamo sempre a dargli delle soddisfazioni. Guida nuova,
dietro la scrivania come presidente, in panchina come allenatore, però conferme come te e Rossi in attacco. Davvero due certezze per questo Gabice Gradara, ma soprattutto che conoscono bene questa categoria e che potete assieme fare la differenza, perché a Gabice si è sempre ragionato sul fatto del collettivo, come si dice, l'unione fa la forza. Ma quello sicuramente, dico, noi abbiamo un gran gruppo, una società sempre solida dietro. E sì, diciamo che quest'anno con Ale Rossi davanti purtroppo ho giocato poco per necessità. Ha fatto benissimo Marchetti, che ha già fatto 3 gol, però col fatto che mancava Santucci e un po' di defezioni, io comunque ho giocato su 11 partite, 9 partite, ho giocato comunque centrocampista a sinistra, che non è proprio il mio ruolo, mi piace, comunque magari riesco più a fare parlo gli assist. Parlo io col mister, non ti preoccupare, parlo io col no, mister. No, no, veramente. A me comunque non c'è nessuno, intanto l'importante è giocare. E quindi, però diciamo, io e Ale ci intendiamo benissimo, abbiamo giocato tanti anni insieme, sia Morciano che... e quindi... c'è un grande rapporto tra noi sia in campo che fuori, quindi... Tu e Rossi potete essere definiti un po' come la coppia d'oro di questa sera, Alessandro Mariotti? Come ci chiamavano alcuni, i Calypso Boys al Manchester. Ti dico anche questo alcuni perché stanno arrivando... Così, però no, dai, diciamo che ci competiamo bene come coppia, lui comunque ha le caratteristiche di prima punta, io magari più seconda punta, e quindi... ci troviamo mai a memoria, dai. Va bene. Allora, andiamo a vedere il video prima. Andiamo a vedere prima il video, okay, e poi dopo leggiamo il messaggio. Video è la sintesi tra Gabice Gradara contro il Senigallia. Stai per dire Gabibbo? Gababba. Allora, Alessandro Rossi al 90esimo, 194esimo centro in carriera. Il Gabice Gradara centra la 7ª vittoria stagionale. Si porta -1 dalla vetta contro l'FC Senigallia, che ha saputo vendere cara la pelle. Grande partita contro una squadra molto forte, lo sapevamo, probabilmente sulla carta erano i favoriti. Il gol è stato importante, lo dedico a tutta la squadra. È il mio 199esimo, quindi aspettiamo con ansia il prossimo. Butto di Andrea Ceramico, la Center Duini nella buona prova corale. L'Orso Blu d'Enrico infortunato tra le fila ospiti. Partita vivace di Muratori che su punizione alza la mira. Da calcio d'angolo al 6° Curzi, in corna alto, al 7° i giudici a sparare invece alle stelle. Al 22esimo ci riprova il numero 10 con un diagonale velenoso. Al 23esimo Costa disegna per Rossi che sotto porta viene frenato da Minardi, mentre Palazzi ci mette una pezza sulla ripartenza anconetana, mettendosi in luce in 2 occasioni. A macinare metri i Muratori al 25esimo, Rossi si gira e centra il palo, Marchetti trova l'opposizione di Minardi. Botta e risposta, FC Senigallia versus Palazzi al 29esimo e al 34esimo poi. La prima frazione si chiude con Sabatini che colpisce male la sfera. Nel secondo tempo parte forte il Gabice Gradara con Rossi che non trova la via del gol. E poi Santucci al 38esimo a mettersi in mostra. Ma è al 90esimo che l'attaccante rosso-blu conferma di essere sugli scudi, servendo Rossi per il gol che vale 3 punti. Occasione d'oro per pareggiare i conti in extra time per l'FC Senigallia, nulla da fare, queste le parole del portiere anconetano Luca Minardi. Siamo difesi bene per 90 minuti, peccato alla fine una nostra disattenzione e abbiamo lasciato tutta la posta in palio al Gabice, che sicuramente è una squadra molto molto forte, però ce la siamo giocata a viso aperto e l'azione prima di aver subito il gol abbiamo avuto la palla per portarci in vantaggio noi, quindi il calcio è un po' strano. Commento del tecnico rossoblu Roberto Barattini. È stata prima di tutto una bella partita, giocata a viso aperto sia da parte nostra che da parte dei nostri avversari. Abbiamo meritato noi la vittoria, anche se l'azione del gol è venuta al 90esimo, magari poi su una palla concitata loro stavano per far gol, in contropiede poi abbiamo fatto gol noi. Però il primo tempo abbiamo avuto 3-4 occasioni proprio, abbiamo preso anche un palo, il portiere di loro ha fatto 2-3 parate decisive. Cioè, tutti umili a Gabice, tocca a chi mi... Perdonami, William, stavo leggendo i messaggi, ho completamente sbagliato il nome della tua squadra. Gabibbo, cazzo, abbiamo capito. Cosa sottolinei? Non ti preoccupare, Violini, vada avanti, Violini. Vado avanti col prossimo turno. Bravo, lo chiami Papen. Chiamiamo Papen. Bravo. Io non lo voglio chiamare Papen. Stefano, va bene Stefano. Prego. Stefano, grazie. Allora, avremo Camerino Mondolfo, il Cantiano Calcio contro il Gabice Gradara, Senigallia contro il Laurettina, Filatranese Porto Recanati, Moglie Valesina Passatempese, Osimana Sassoferrato, Valfoglia Olimpia Marzocca, Villa Musone Nuova Real Metauro. Bravo.
Prossimo avversario sarà il Cantiano, William, altra partita difficile. Sì, abbiamo dei trascorsi con il Cantiano, un campo veramente caldissimo che negli anni passati in prima categoria ci sono state le partite veramente al cardiopalma, anche parecchio cattive, e quindi sicuramente ci aspetteranno, come hanno fatto le altre volte, e hanno dei giocatori esperti anche loro, comunque sono anche loro una neopromossa, hanno vinto l'anno scorso il campionato, sono andati su per i playoff, mi ricordo. Però sono giocatori importanti e ti dico molto pubblico e campo veramente caldo, quindi sarà una sfida tosta. Ebbene, adesso ci spostiamo in prima categoria, girone H, con il nostro Stefano Papini. Andiamo a vedere risultati e classifiche dopo l'ultimo turno. Qui c'è stato assolutamente il sorpasso per quanto riguarda il Nuova Feta, dopo del Real Miramare. Nuova Feta che ha una partita in meno. Prego, vai con i risultati, Valentina. Risultati: Atletic Poggio, Alto Valconca 1-0, Bacchia Cesenatico, Riccione 3-1, Real Miramare, Morciano Calcio 2-0, Sant'Ermete, Miramare 1-1, Valle Savio, Granata 0-0, Verucchio, Junior, San Clemente 2-2, Vis Misano, Colonnella 2-1, Vis Nuova Feltre, Bagno di Romagna 3-0. Andiamo a vedere la classifica, sempre con l'ausilio del nostro Stefano Papini, prego. Abbiamo il Real Miramare appunto in testa con 26 punti, Vis Nuova Feltre, Morciano Calcio 24, Atletic Poggio 23, Riccione 20, Sant'Ermete 18, Verucchio, Vis Misano, Alta Valconca 17, Valle Savio Granata 15, Miramare 14, Bacchia Cesenatico 12, e Bagno di Romagna 11, Colonnella Junior San Clemente a 8. Ebbene, ieri c'è stata una partita che ha fatto molto discutere, soprattutto a livello arbitrale, per quanto riguarda appunto Nuova Feltre a Bacchia, anzi scusate, Nuova Feltre a Bagno di Romagna. Andiamo a vedere proprio questo servizio con il contributo della regia. Il Nuova Feltre supera 3-0 il Bagno di Romagna, aggancia il Morciano, sconfitto 2-0 in uno scontro diretto dal Real Miramare, nuova capolista a 26 punti. Nuova Feltre e Morciano seguono a quota 24, ma i gialloblu, allenati da Fabbri, devono recuperare mercoledì sera 6 dicembre la gara con i Bacchia, con la possibilità di tornare in vetta in solitaria. Nella gara odierna con il Bagno di Romagna, Nuova Feltre ha subito deciso alla ricerca del gol. Al secondo Stefanelli si gira al limite dell'area, indirizza in porta con il mancino, bravo Petrini a bloccare l'impresa sulla sua sinistra. L'attaccante sammarinese spreca un'occasione colossale al sesto quando di testa appoggia tra le braccia di Pretini, magnificando il tracciante disegnato da Fraboni dalla bandierina. Il centrocampista gialloblu, due minuti dopo, pennella in aria, sempre sul cuore da sinistra, trovando l'inserimento di Gori che di piatto destro al volo mette alto. Sul versante opposto Marcucci prova a colpire, ma la concussione è da rivedere. Per Stefanelli non è una giornata fortunata, al sedicesimo Mosconi lo trattiene in aria, la maglia dell'attaccante va a pezzi, l'arbitro Coppola non ravvisa però gli estremi per il rigore. Il replay ci mostra la netta trattenuta, ma lasciamo anche voi da casa giudicare le immagini. Nel frattempo sono intense le proteste del centravanti sammarinese che viene accompagnato a bordo campo per poter sostituire la maglia strappata con una nuova. Da questo momento il giocatore indosserà la numero 21. Mentre viene allontanato per proteste, il dirigente Giuliani, non più un uomo solo in questa partita, in fatto di espulsioni. A 29esimo però la gara di Stefanelli si conclude anzitempo per un infortunio alla caviglia. L'attaccante è costretto a dare forfè, il suo sostituto Raffaelli dà vivacità all'attacco. Adesso Raffaelli, su finire di prima frazione lanciato da Farabegoli, ha l'occasione per sbloccare la gara. La mira è precisa, ma troppo centrale. A inizio ripresa, il Nuova Feltre è passato in vantaggio al minuto 47 grazie a una prodezza di Baldinini. Servito direttamente alla rimessa laterale battuta da Agori, l'attaccante si gira, spalla alla porta e calcia di potenza con il mancino. Un eurogol che festeggia con il pallone sotto la maglietta, dedicando la prodezza alla moglie Melissa e alla prima genita in arrivo. I gialloblu hanno un altro passo rispetto al primo tempo e raddoppiano al 53esimo. A Mantini, al limite dell'area, serve in profondità Raffaelli che driva Petrini e a un passo dalla linea di porta trova il tocco di Ambrogetti con la mano. L'arbitro dà ragione all'attaccante Roma Feltrese e ammonisce Ambrogetti che neppure protesta. Dal dischetto Rinaldi trasforma con sicurezza, mettendo in ghiaccio una partita messa in discussione solo nella prima frazione di gioco, ma non tanto per il gioco espresso dai padroni di casa, ma per la muraglia trovata dinanzi. La fase centrale di una ripresa in mano del Nuova Feltre segnala qualche momento di nervosismo. Baldinini assaggia i tacchetti di Fontana, è un primo segnale. Lo stesso centrale con la maglia numero 5 entra con il gomito alzato su Cupi. Il difensore ci rimette un dente, si nervosisce, è costretto a chiedere spiegazioni al direttore di gara con l'invito a lasciare il campo per medicarsi. Cupi invece lascia il dente perso a Guardalini e Mariani, rientra e date le veementi proteste viene anche ammonito. Insomma, oltre al danno anche la beffa. Scatta successivamente l'espulsione dell'allenatore Fabio e dello stesso Cupi.
Pupi che dopo un fallo commesso nuovamente da Fontana ha un gesto di reazione scaraventando il pallone addosso al centrale difensivo avversario. Coppo la vede ed espelle il terzino di casa. Ad arrivare anche doppio giallo a Marcucci, graziato in precedenza quando da perfetto rugbista aggancia la palla che peccato per lui appartiene a un altro sport, quello chiamato calcio. Il replay ci mostra la presa dall'attaccante in maglia numero 9. Prima dell'inevitabile espulsione arrivata al minuto 82, quando per proteste, per qualche parola di troppo, Coppola lo manda anzitempo negli spogliatoi. All'83esimo arriva comunque il terzo gol per i padroni di casa con lo scatenato Francesco Baldirini che di testa anticipa in uscita Petrini su punizione calciata da Farabegoli. Da segnalare nel finale l'esordio in prima categoria di Enea Sartini, altro giocatore del vivaio gialloblu. Mentre a livello di azioni, qui Federico Baldinini sfiora il poker e Farabegoli calcia una punizione a dimenticare alzando la mira. Finale da rosso, pessima la direzione arbitrale del direttore Alberto Coppola, sezione di Imola, voto 2 all'atteggiamento nervoso di Fontana e Marcucci da penalizzare l'atteggiamento nello spogliatoio ospite da parte dei giocatori del Bario di Romagna. E infine una domanda, nuova fetta Bacchia affidata a un arbitro proveniente dalla sezione di Reggio Emilia, nuova fetta Bario di Romagna affidata a un arbitro proveniente dalla sezione di Imola. Il prossimo... Da dove arriverà? Se tali immagini possono servire a qualcosa, dopotutto, se un dente perso vale 3 punti, di sicuro un arbitro poco consone a tale ruolo, se è ammonito prontamente, vale la salvaguardia del calcio, a prescindere dalla categoria. Per il rispetto e l'educazione da dare ai giocatori, ai posteri, la sentenza. Questo servizio un po' abbiamo analizzato tutto quello che è successo, un casino totale. Una partita tranquillissima, insomma. Non mi chiede niente, casino, me lo chiedeva anche Alessandro, Mirko, casino, questa è la parola giusta, andiamo a vedere il prossimo turno. Perché stiamo per arrivare alla notizia del giorno, esonerato Muccioli, tutto su Rimini Calcio, rimanete con noi. Prego. Sport Up, Alta Vancolca, Bacchia Cesenatico, Colonnella, Atletic Poggio, Granata contro Vismisano, Junior San Clemente, Valle Savio, Miramare, Verucchio, Morciano Calcio, Sant'Ermete, Real Miramare, Bagno di Romagna, Riccione contro Visnova Feltria. Questo è il prossimo turno, però ricordiamo che mercoledì c'è la gara da recuperare, mercoledì sera allo stadio di Talamello alle 20.30 tra Nova Feltria e Bacchia Cesenatico, quindi è una sfida che potrebbe riportare Nova Feltria al vertice della graduatoria, poi vedremo come andrà a finire. Ovviamente siamo in addirittura d'arrivo, grazie alla nostra Valentina Violini. A più tardi con Sport Up. Grazie Alessandro Marzocchi che ritroveremo tra poco in Sport Up, grazie Ale. Grazie a voi tra poco. Grazie a Mirko Mariotti che ritroveremo tra poco anche lui in Sport Up. Grazie a te. Grazie al mister del Cotignola, Andrea Folli, grazie mister. Grazie a voi. E grazie all'attaccante che adesso sta facendo il centrocampista nei Gabice Gradara Calcio, William Muratori. Grazie a voi. Noi ci vediamo tra poco, tutto su Rimini Calcio con Sport Up. Grazie.